Ciao a tutti, eccoci qui nella nuova serie. Cominciamo subito dal nostro nuovo pilota in Formula 2 parte. Sarà un provino di 3 gare per vedere come viene gestita. Noi siamo Makoto Bridges e siamo con la Prema, scuderia di Formula 2. Superiamo la... Che superiamo, oddio? Zu. Superiamo Zu in questa prima parte. Quindi ci apprestiamo a non tamponare nessuno, altrimenti si qualifica per noi. Questo tracciato è abbastanza pieno di rettilinei, anche se brevi, quindi hanno molta opportunità di così velocità per superarli qua in curva. Superiamo anche il secondo. No, ci tampona. Infatti avvertimento con Ghiotto. Ghiotto abbiamo alle nostre spalle. Lo superiamo in curva. In curva sembra l'abbiamo superato, invece no, ancora al fianco. Incredibile, incredibile. Il prossimo lotto superiamo definitivamente. La Lap Tifi. 19 nel magnifico circuito di Monza, situato accanto al fiume Lambro, pronti per la Future Race di oggi. Ci aspetta un bellissimo evento. E ora analizziamo la griglia di partenza. Nicolas. Partiamo stavolta a Monza. Il nostro pilota di origini giapponese, ma con passaporto americano. Provo questa curva che vi dico, già dopo questo passo vi faccio vedere come è finita questa gara dopo la seconda posizione. Una curva che lo permette di portarsi in prima posizione in una zona chiave. Quindi, dopo aver vinto subito la prima, andiamo nell'ultima pista, che se verrà vinta si verrà classificato verso il podio, la pole position verso il podio, automaticamente saremo promossi in Formula 1. Il nostro pilota di scuola Mercedes, Accademia Mercedes. E vedete qui non è proprio... La partita mi è data a noi quando alla fine siamo stati noi a essere tamponati, quindi partiamo ultimi e qui la strada della Formula 1 si allontana vertiginosamente. Qua facciamo un taglio ai limiti del regolamento. Però mi vedete alla fine è abbastanza omogenea la coda che si è andata a generare. In penultimo ci troviamo davanti a noi Schumacher, presumo sia il figlio. Vedete, le macchie vanno meno male alla stessa velocità. Soprattutto poi non superano la sesta marcia. Ed ecco qui che andiamo a rischiare un doppiamento di... che ci venga aggiunta qualche penalità, ma non è così. Siamo bravi a gestire la situazione. Passiamo da ultimi a quattordicesimi. Come vedete sono abbastanza distanziati, l'unico modo per superarli è in curva, rischiando di sbandare, perdere qualche ruota e soprattutto le ammonizioni ci sono. In questo momento siamo disperati perché in caso finisse così, addio Formula 1 anche questa stagione. Quindi faccio dei sorpassi suicida, un sorpasso suicida. Vedete, poi perdiamo molta aderenza visto che le ruote non sono delle migliori e che sono abbastanza usurate dalle ultime gare, poiché essendo brevi gare in Formula 2 non ci sono i pit stop, infatti vedete 6 giri. Qui mi scuso perché rischio di far finire la carriera 1. Siamo noni e qua un drift degno di Need for Speed, vi giuro. Ho sudato freddo in quella situazione. Ecco. Nel caso mi fossi sbandato e fermato, sarei rimasto già di nuovo ultimo. E a soli 4 giri dalla fine, non era una gran situazione.
Giotto, che prima era secondo o terzo, non mi ricordo, ora è settimo. In realtà in questa situazione è ottavo perché lo superiamo. Rimango questa gara che è la più vincente di tutti. Qua veramente ai limiti del regolamento, ma penso che un'altra collisione prendiamo penalità. Ovviamente è molto rischioso usare la manovra che sto facendo. Qua la prendiamo larga per cercare di superare, mantenere un po' di velocità, ma non va. Qua sempre il limite del regolamento, riusciamo a superare, ma è illecito, quindi andiamo avanti facendo guadagnare anche dei secondi, quindi sbagliando ulteriormente manovra. Ed eccoci qui, ci eravamo in seconda posizione, abbiamo superato Deletraz, quindi siamo veramente, riusciamo a vedere il primo pilota, però in prima posizione, sicuramente è glorioso essere promossi dopo aver vinto il Gran Premio. Latifi in tutte e due le gare è stato primo. La prima l'ha vinta anche. Quindi su tre gare, se non vincessimo la seconda saremmo anche il miglior pilota di Formula 1. Qualo tampone in modo niente prepotentissimo. Ma un altro avvertimento non ci permette di non avere penalità. E lo superiamo e siamo primi. Ed ecco, siamo quasi alla bandiera a scacchi. Eccola. Siamo prima ben 12 secondi dalla Latifi, distanziato in tutti i due giri, e vinciamo questo incredibile Gran Premio che ci metterà la qualificazione in Formula 1. Rende assurdo, rende contentissimo. Ma Makoto Bellgis, della scuderia Prema, la sua prima scuderia in carriera, e All'inizio della stagione in molti si chiedevano vince al se mio avesse le pilota carte del per mondo di abbandonare il Formula Giro, 1. ma alla fine ha smentito di Ed sì. eccoci. È stato Il l'anno nostro primo speciale titolo per in la Formula carriera, 1, anche se il molto miglior di campionato rilievo. del mondo di Formula 2. La scuderia festeggia. Festeggiamo anche noi. Contentissimi, vediamo un po' i contratti. Vediamo i contratti interessanti come può essere la nostra Mercedes o Ferrari o Red Bull. Mi piacerebbe molto iniziare da Mercedes per poi andare in Red Bull magari. Eccoci qui gloriosi di ben tre Gran Premi. Con risultati veramente più che positivi. Ed riportiamo Prema ai livelli di una volta. Ora sarà a noi vedere, decidere quale sarà il nostro futuro in Formula 1. E allora io sceglierò naturalmente Mercedes col compagno di scuderia Hamilton. Quindi ragazzi, alla prossima per vedere come continuerà la carriera.